Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati in questo nuovo episodio di Pillole. Prima di partire a farvi vedere questi incredibili portachiavi a tema COD e Squid Game, e c'è anche una robina di Deadpool, vi voglio ringraziare per il supporto che avete dato nell'ultimo video. Se non l'avete ancora visto, lo trovate linkato in descrizione e apparirà la schedina qui sopra. Mi faccio saltare addosso una serie di granate da software e lo state supportando tantissimo. Vi ringrazio, continuate a spingerlo perché abbiamo bisogno sempre di più followers che si uniscano alla nostra incredibile setta segreta. Finito col pippone, sigla che poi partiamo. Se ve lo state chiedendo, la miniatura del video l'ho fatta così, in questa maniera. Questi sono tutti i vari portachiavi, ve li faccio vedere velocemente e vi spiego come sono stati fatti, perché sono veramente una figata. E vi dirò anche dove potete utilizzarli. Questi bellissimi portachiavi riprendono vari elementi e vari perk e varie cose che siamo stati abituati a vedere all'interno di COD. Ce ne sono per tutti i gusti, dalla piastra da mettere all'interno del tattico a il contratto taglia di Warzone. La cosa figa di tutto questo è che non solo sono fatti a mano, quindi c'è un omino che noi conosciamo che si è messo lì e li ha effettivamente fatti i prodotti, gli ha fatto tutti i dettagli. Addirittura vorrei farvi vedere la piastra dove ha fatto tutte le scrittine proprio come deve. Sono tutti prodotti quindi made in Italy e sono veramente molto fighi, soprattutto perché le potete attaccare alla vostra replica, tipo come i portafortuna di COD. Ci stanno particolarmente bene. Io in particolare ne vorrei mettere uno sul mio nuovo fucile a pompa, ma questo è un discorso che faremo sabato. Ce ne sono per tutti i gusti, ve li faccio vedere velocemente. Parto con farvi vedere tutti i vari gadgettini e poi dopo vi faccio vedere addirittura anche i contratti, gli UAV e quelle cose lì. Questa è la maschera antigas, che per me è veramente molto fica, quella da CTSFO. Una bellissima flashbang, tra l'altro, hanno tutto il portachiavi, quindi potete andarle ad attaccare dove volete. La Claymore è un'altra roba molto molto ficcante. Immancabile è ovviamente anche la granata a frammentazione, è presente proprio tutto, sia le scrittine lì sopra che la leva della sicura. Una delle cose che abbiamo imparato tutti quanti ad odiare, ovvero la mina a pressione, che in realtà sembra un biscotto vista molto molto da lontano. Gli ha fatto anche il pulsantone rosso della mina anticarro. E infine la mia preferita, ovvero la Semtex, che è fatta veramente molto bene. Gli ha fatto anche i due cavetti laterali della mina appiccicosa. Veramente molto fica questa, penso che l'andrò ad attaccare al mio zaino. Le sorprese non finiscono qua, perché poi dopo troviamo anche prima una mappina che funziona uguale alla mappa quando l'ho andata ad aprire su Warzone, ovvero dove vi dice dov'è la taglia, e tutta una serie di contratti e altre cose che potete raccogliere. Io vi faccio vedere l'UAV in particolare, ma potete andare poi a trovare anche tutti gli altri, dall'attacco a grappolo fino ai contratti sciacallo, quelli a tempo. Tutte le iconcine che trovate su Warzone sono poi disponibili. Trovate i link in descrizione nel caso vi vogliate spippolare tutti. Prima di passare a un altro genere, vi faccio vedere l'ultima, ovvero la maschera di Ghost. Questa è veramente molto figa. È giusto la parte in plastica dura che lui ha sopra il passamontagna che ha lì sotto, quindi la nuova versione di Ghost di Modern Warfare 2019. Molto molto bella questa, gli ha fatto addirittura anche le scanalature lungo gli occhi. Visto che siamo fan di Squid Game, però non ci potevamo far mancare anche tutte le mascherine di Squid Game. Ci sono i soldati pseudo semplici e poi anche quella del direttore del gioco, anche se in realtà il direttore del gioco è, non si dice perché spoiler, quindi mascherine anche di Squid Game, che sono veramente carine perché sono belle tonde e troviamo i tasti della PS4. Non l'ha fatta nessuno questa battuta negli ultimi giorni. Infine troviamo la testa di Deadpool, cioè proprio giusto la testa, è attaccata in questa maniera molto simpatica. Il colore è rosso della maschera di Deadpool, è perfetto, cioè quello un pochino più bordeaux rispetto a quel rosso acceso alla Spider-Man. Veramente ben fatta, i dettagli sono veramente molto curati e devo dire che è veramente fatta bene, mi gusta veramente veramente tanto. Dammi un bacetto. Sono sì dei gadget che potete attaccare a zaini, borselli, cappellini, quello che vi pare, cappellini, però potete anche andarli ad attaccare soprattutto sui fucili. Sono quei gadget arma che ormai COD ci ha abituato ad avere, e anche altri sparatutti, onde evitare di citare sempre COD, ed è anche un ottimo regalo di Natale o per i compleanni. Magari comprate un fucile per vostro figlio, il vostro amico, la vostra ragazza, il vostro ragazzo, e potete aggiungerci uno dei suoi perk preferiti di COD, uno dei suoi personaggi di Squid Game, e fargli un bel regalo e o una sorpresa. Da Red è tutto, vi ricordo di controllare in descrizione per tutti i link di cui ho parlato, perché questo giro ve l'ho detto poche volte, e stay hungry!